Ciao a tutti, vi do il benvenuto su Favole Nere. La storia che ho scelto di raccontarvi oggi non è propriamente un caso di omicidio, anche se all'inizio potrebbe sembrarlo. Ho scelto questa storia perché l'ho trovata particolarmente interessante, ma anche molto triste e commovente. Questa vicenda, che stravolse di netto la vita di un'intera famiglia, si verificò nel 1954 ad Avola, in provincia di Siracusa. Il caso del morto che cammina, così venne in seguito soprannominato, appassionò l'opinione pubblica di allora, tanto da essere ancora oggi ricordato come uno dei fatti di cronaca più sconvolgenti accaduti nella nostra provincia, oltre che per essere poi stato riconosciuto come uno dei più gravi errori giudiziari. I protagonisti di questa strana storia sono i fratelli Gallo e oggi la ripercorreremo insieme. Agli inizi degli anni 50, Avola era un paese prevalentemente agricolo, circondato da una campagna arida, desolata dalle molte rocce grigie e dai pochi alberi. Campagne, pascoli e casolari erano quasi l'unico scenario esistente, che unito al sudore e alla fatica, accompagnava le lunghe giornate degli instancabili uomini avolesi. Questa strana storia, che sconvolse per sempre la vita di Salvatore Gallo, iniziò la mattina del 6 ottobre 1954. Anche quel mattino Salvatore si svegliò all'alba. Le sue giornate cominciavano molto presto e anche quella, come al solito, era lunga e faticosa. Chi lavora la terra lo sa, la terra non fa sconti, ti consuma, ti piega, ti dà solo se in qualche modo tu diventi parte di lei. Quella mattina però è diversa da tutte le altre. Uno strano presentimento lo coglie. Arrivato nella sua campagna, nota del sangue sul terreno. Molto sangue e poco distante una coppola. Lui sa benissimo di chi è quella coppola. È il cappello che abitualmente porta suo fratello Paolo. L'uomo è preso da una strana sensazione e si allarma. Lo chiama, ma suo fratello non risponde. Lo cerca, ma di lui neanche l'ombra. Finché dopo ore di invana ricerca è costretto ad avvisare la moglie di Paolo, Cristina. Con la cognata Salvatore non va d'accordo, come non va d'accordo con suo fratello. Cristina non è una donna con cui è facile comunicare, infatti neanche suo marito la sopporta. Paolo preferisce di gran lunga lavorare che rimanere in casa ed avere a che fare con lei. La donna che arriva sul luogo del ritrovamento appare già di pessimo umore. Appena Salvatore le mostra il sangue e la coppola di Paolo, Cristina inveisce contro di lui dicendogli: «Tu lo hai ammazzato, sei stato tu». Allarmato dalle grida della donna, arriva sul luogo anche il figlio di Salvatore, il giovane Sebastiano. Sarà lui a recarsi in questura per denunciare la scomparsa dello zio. Ed è qui che prende vita la rocambolesca vicenda dei fratelli Gallo. La famiglia Gallo era formata da cinque fratelli: Vincenzo, Sebastiano, Paolo, Salvatore e Giuseppe. Agli inizi degli anni 50, i fratelli acquistarono un appezzamento di terreno sulla montagna di Avola Antica, in contrada Cappellani. Dopo un paio d'anni, i fratelli Vincenzo e Sebastiano decisero di emigrare, il primo in Venezuela e il secondo in Australia, affidando la loro quota a Salvatore e Paolo. L'altro fratello, Giuseppe, viveva per proprio conto, aveva rinunciato pienamente ai suoi diritti su quel terreno molto difficile da lavorare. I due fratelli, Salvatore e Paolo, di comune accordo, dividevano la proprietà dedicandosi al pascolo e all'agricoltura di quella terra arida. Vivevano in un vecchio rustico, dai muri scrostati e ricoperti di muschio. La casa era un tutt'uno con le stalle e i depositi per la paglia. I Gallo sono uomini semplici e un po' rustici. Salvatore ha 40 anni, Paolo quasi 50. Il primo è un uomo corpulento e dalle brusche maniere, il secondo invece, al contrario, è piccolo e esile. I due litigano su tutto e ad avere la peggio è sempre l'esile Paolo. L'uomo non solo subiva le angherie del fratello, ma veniva maltrattato anche dalla moglie Cristina.
Giunto in caserma e denunciata la scomparsa dello zio, il figlio di Salvatore raccontò anche dello strano ritrovamento. Raccontò della coppola e del sangue presente sul terreno. I carabinieri del paese conoscevano benissimo i fratelli Gallo ed erano a conoscenza dei loro continui litigi. Infatti Paolo si presentava spesso in questura per denunciare le molteplici percosse che subiva dal fratello. Inoltre il 7 ottobre era prevista un'udienza per una causa che vedeva proprio uno contro l'altro i due fratelli, in perenne contrasto fra loro per interessi legati all'attività lavorativa. I carabinieri giunsero sul luogo del ritrovamento ed effettivamente sul terreno erano presenti copiose macchie di sangue. Queste macchie però, oltre ad essere presenti sul terreno circostante, continuavano all'interno del viottolo d'uscita del podere, per perdersi poi tra gli alberi di nocciolo. Negli inquirenti cominciò ad insinuarsi sempre di più il sospetto che quello non fosse un caso di scomparsa, ma un possibile caso di omicidio. Il sospetto si fece concreto ancora di più dopo la testimonianza della moglie dello scomparso, Cristina. La donna era convinta che suo marito fosse stato ucciso dal fratello. I due uomini, infatti, litigavano di continuo e per lei era solo questione di tempo. Prima o poi Salvatore avrebbe commesso il guaio. Il caso Gallo fu affidato al maresciallo Luminoso. Durante gli innumerevoli sopralluoghi vennero rinvenuti nella stanza di Salvatore degli indumenti sporchi di sangue, accuratamente avvolti in un asciugamano. Prendeva sempre più corpo, quindi, la tesi del fratricidio sostenuta da Cristina, moglie dello scomparso. Pochi giorni dopo Salvatore fu messo in stato di fermo. L'uomo venne rinchiuso nella camera di sicurezza della caserma di Avola. Il mistero sulla scomparsa di Paolo Gallo permaneva nonostante i molti indizi conducessero al suo presunto omicidio. Questa vicenda venne in seguito ricordata come il giallo di Avola antica, proprio per il fatto che il corpo del presunto morto non venne mai ritrovato. E fu proprio questo particolare ad insinuare nella mente degli inquirenti l'idea della presenza di un complice, qualcuno che avesse aiutato Salvatore Gallo nell'occultamento del cadavere del fratello. Un complice che verrà successivamente ritrovato nel figlio dell'uomo, il giovane Sebastiano, all'epoca 17enne. Il 13 ottobre 1954, sul giornale La Sicilia si leggeva: macchie di sangue sugli abiti dei due principali indiziati. Pochi giorni dopo, un altro titolo sconvolgente che non lasciava presagire nulla di buono per i due principali indiziati. Pietre intrise di sangue e pantaloni insanguinati sono i nuovi elementi del tenebroso giallo di Avola. Le indagini occuparono le attività per lungo tempo. Si cercarono il corpo ed eventuali indizi che potessero dare la certezza della morte dell'uomo, perché di certezze proprio non ce n'erano. Fu impiegato anche un cane poliziotto nelle ricerche, il quale però, contro le aspettative di molti, non riuscì mai a ritrovare il cadavere. In seguito, da una serie di accertamenti scientifici effettuati dall'Istituto di Medicina Legale, si stabilì che tutte le tracce di sangue appartenevano al gruppo sanguigno dello scomparso, ma soprattutto che erano state provocate dalla perdita di oltre 2,5 litri di liquido ematico, una quantità considerevole, tale da divenire prova scientifica della morte dell'uomo. Sulla base di questi riscontri, Salvatore Gallo venne trasferito nel carcere di Siracusa il 26 novembre 1954, mentre il figlio Sebastiano venne arrestato il 18 febbraio 1955. Nonostante si proclamino entrambi innocenti, vengono rinchiusi in carcere con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Ad ordinare l'arresto fu il giudice istruttore del Tribunale di Siracusa, Antonio Pappalardo. Durante tutto l'iter processuale, Salvatore e suo figlio Sebastiano continuarono a proclamarsi innocenti. Queste furono le parole del figlio. Se lo avessimo ucciso noi, non avremmo fatto trovare lungo il viottolo le tracce di sangue di mio zio, né tantomeno il suo cappello. Salvatore, invece, non protestò mai più di tanto
e neanche oppose una vera e propria discolpa di fronte a quella grave incriminazione. Salvatore aveva preso l'arresto come un'offesa personale. D'altronde l'uomo non aveva motivo di difendersi da qualcosa che non aveva commesso. L'ostinato mutismo in cui l'uomo si era rinchiuso non fece che aggravare ancora di più la sua posizione. Cristina, moglie del presunto morto, durante il processo disse: «Mio marito non c'è più, qualcuno sa e non vuole parlare». Fu questa in sostanza l'accusa che guidò l'intero processo, che si celebrò a Siracusa. Ma per fortuna non tutti credettero a queste labili accuse. Giuseppe, fratello di Salvatore e del presunto morto, sosteneva che nessuno era stato in realtà ucciso. Paolo, per lui, era vivo e vegeto, ma nascosto da qualche parte. Per questo incominciò la sua ricerca ad Avola e nei suoi dintorni. La sua intenzione era di trovare possibili testimoni che avessero visto Paolo Gallo vivo. Ed i testimoni inaspettatamente comparvero. Si trattava di due contadini della zona, Salvatore Masuzzo e Peppino La Quercia. Masuzzo riferì di aver visto Paolo Gallo vivo e in salute partecipare alla fiera di un vicino paese. Si trattava della festa dell'Ascensione del 1955, all'incirca 6 mesi dopo la sua presunta sparizione. 10 mesi dopo fu il turno di La Quercia. L'uomo lo incontrò a pochi passi dalla sua abitazione. Sorpreso da quell'incontro e non credendo ai propri occhi, lo chiamò per nome. Non ricevendo risposta, lo incalzò e gli disse: «Ma tu sei Don Paolino. Che cosa ti è successo? Sei morto e risuscitato?» L'uomo, evidentemente disturbato da quel riconoscimento, con un'alzata di spalle, ma trattenendo un certo imbarazzo, esclamò: «Ma che dici?» e scappò a gambe levate fra gli alberi. Le testimonianze dei due contadini non tardarono ad arrivare al processo. Vennero immediatamente impugnate dall'avvocato La Terza, difensore di Salvatore e Sebastiano, che ormai avevano perduto ogni speranza di rivedere la luce. La Terza era speranzoso. Con le testimonianze delle mani dei giudici, la soluzione per i suoi assistiti era ormai cosa fatta. Di certo non si sarebbe aspettato l'assurda reazione della corte. I giudici, infatti, non presero affatto sul serio le testimonianze di Masuzzo e La Quercia. Al contrario, i due testimoni vennero accusati, arrestati e condannati, con l'accusa di falsa testimonianza e intralcio alle indagini, da scontare con 6 mesi di reclusione. La duplice testimonianza fu interpretata come una manovra difensiva per procurare la libertà ai due colpevoli. Nella motivazione della sentenza fu scritto: «Un morto che cammina, quale assurdità!». Gli uomini verranno in seguito rimessi in libertà, ma solo dopo aver ritrattato la loro testimonianza. Il processo si aprì dinanzi alla Corte d'Assise di Siracusa il 21 dicembre del 1956. Per Salvatore Gallo il primo grado di giudizio si concluse con una condanna all'ergastolo, mentre per il figlio Sebastiano 14 anni di reclusione per occultamento di cadavere. In giudizio d'appello, il 21 marzo 1958 a Catania, la difesa riesce soltanto ad ottenere l'assoluzione del figlio di Salvatore per insufficienza di prove, mentre invece nei confronti di Salvatore Gallo i giudici di secondo grado non mutarono l'orientamento e confermarono l'ergastolo. Il giovane Sebastiano, ripresa la libertà, si batterà con forza per la difesa del padre, che sapeva innocente. Successivamente, il ricorso in Cassazione verrà respinto, lasciando Salvatore Gallo al suo triste destino. Ma un qualcosa di straordinario di lì a poco accadde. A processo chiuso, il giornalista Enzo Asciolla, del giornale La Sicilia, che aveva presenziato all'intero processo e che nutriva diversi dubbi sulla colpevolezza dell'imputato, comincia ad indagare sulla presunta morte di Paolo Gallo per proprio conto. Sollecitato dalle parole dell'avvocato La Terza, che si era battuto con forza per dimostrare l'innocenza del suo assistito, si adoperò per dimostrarlo. Enzo Asciolla
cominciò ad indagare nei dintorni di Avola. La famiglia dello scomparso decise di mettere a disposizione all'incirca 150.000 lire per invogliare chiunque sia in grado di fornire notizie utili per la risoluzione della vicenda. Per prima cosa Sciolla si mise alla ricerca dei due testimoni oculari, Masuzzo e La Quercia. Gli uomini gli riferirono che avevano realmente visto Paolo Gallo nei mesi successivi alla sua sparizione, ma che erano stati in qualche modo costretti a ritrattare quelle testimonianze. Queste furono le parole di La Quercia. «Vada a cercarlo quel morto e vedrà che non se ne pentirà». Tre giorni dopo, su indicazione dei testimoni, Asciolla arrivò in contrada a Serramezzana, a qualche chilometro da Avola. L'agente del posto gli riferì che in quelle campagne da qualche tempo si aggirava un uomo di mezza età che tutti chiamavano Don Paolino. Don Paolino si guadagnava da vivere badando agli animali dei mezzadri. Non aveva famiglia né amici, viveva come un randagio e dormiva dove gli capitava, molto spesso nelle stalle delle stesse bestie che conduceva al pascolo. L'uomo appariva come un tipo taciturno, sfuggente, che non amava parlare di sé e dei suoi problemi. Non era facile avvicinarlo perché evitava qualsiasi approccio che in qualche modo superasse i suoi confini personali. Don Paolino preferiva la solitudine e la sola compagnia degli animali che portava al pascolo. Qualche giorno dopo il giornalista venne a sapere che l'uomo per qualche tempo aveva frequentato una scuola elementare serale del posto. Il contadino non sapeva né leggere né scrivere, a parte il suo nome, che normalmente abbozzava con una calligrafia incerta. Raggiunta la scuola elementare, l'insegnante, una giovane ragusana, gli confermò la notizia. Aggiunse però il fatto di non vederlo da molte settimane. Il giornalista, che portava nella tasca la foto del contadino, la mostrò speranzoso all'insegnante e gli chiese: «E lui l'uomo?» La donna gli confermò l'identità. Quello della foto era il contadino che frequentava le sue lezioni. L'insegnante si allontanò per aprire un cassetto della sua scrivania, dalla quale tirò fuori un piccolo quaderno e gli disse: «Questo è il suo quaderno, lo ha lasciato e io lo conservo per ricordo, come tutti i quaderni che gli alunni dimenticano». Sulla copertina si poteva leggere il suo nome, scritto con mano tremolante: Paolo Gallo. Il giornalista era sulla pista giusta. Dopo alcuni giorni a Sciolla venne a sapere che Don Paolino, durante il suo vagabondare, si era casualmente trovato testimone di un incidente. L'uomo era stato chiamato nella vicina caserma dei carabinieri di Santa Croce Camerina per rendere una testimonianza dell'accaduto. Quando il giornalista si recò in caserma, chiese ai carabinieri di poter visionare il verbale e verificò che la firma di Paolo Gallo era identica a quella del quaderno. A questo punto non c'erano più dubbi, Paolo Gallo era vivo, anzi più vivo che mai. I carabinieri non avevano affatto associato Paolo Gallo all'uomo scomparso. D'altronde per tutti il contadino era passato a miglior vita da tempo. In due settimane Enzo Sciolla scoprì quella verità che in sette lunghi anni nessun altro aveva avuto il coraggio di vedere. Il giornalista si affrettò immediatamente a darne notizie ai carabinieri di Ragusa, i quali, dopo aver ascoltato il racconto sconvolgente dell'uomo, si misero alla ricerca del morto che cammina. Questo era infatti il nome con cui Paolo Gallo venne in seguito soprannominato. I carabinieri lo raggiunsero in brevissimo tempo, nel suo ultimo nascondiglio, una piccola casupola fatiscente alla periferia di Ispica, a circa 30 km da Avola. L'uomo vi si era trasferito dopo aver appreso dei primi articoli pubblicati sul giornale del suo possibile ritrovamento. Con la paura di essere trovato, aveva lasciato le campagne che abitualmente frequentava, decidendo di nascondersi il più lontano possibile. Paolo Gallo fu sorpreso nella sua piccola casa di Ispica all'alba del 7 novembre 1961.
L'uomo era disteso a letto, quasi privo di forze e in preda a un forte abbattimento. Fu piantonato dalle forze dell'ordine per una giornata intera. Avvertite dagli stessi carabinieri, arrivarono qualche ora dopo la moglie Cristina e le sue due figlie, residenti a Ragusa. Le donne si sedettero silenziose e sconvolte accanto a lui. Senza proferire parola, fissarono stupefatte il congiunto che da anni ritenevano morto. L'uomo, come un animale preso in trappola, non ebbe il coraggio di guardarle e, respirando affannosamente, rimase ad occhi chiusi. Le tre donne rimasero accanto al redivivo finché poterono. Poi il loro congiunto fu trasferito in carcere in attesa di giudizio, con l'accusa di calunnia. Con la sua sparizione, aveva in qualche modo indotto la giustizia a condannare suo fratello, che da 7 lunghi anni scontava la pena per il suo omicidio. L'uomo verrà processato e condannato ad 1 anno di reclusione, ma dopo pochi mesi assolto, con formula dubitativa, per insufficienza di prove, perché i giudici gli riconoscono di essersi esclusivamente limitato a scomparire dalla circolazione. Ma cos'era accaduto realmente a Paolo Gallo quel 6 ottobre 1954? Paolo e Salvatore, dopo l'emigrazione dei fratelli, erano diventati entrambi proprietari dell'appezzamento terriero di Contrada Cappellani. I loro rapporti non erano mai stati idilliaci, ma con la suddivisione della proprietà erano drasticamente peggiorati. I due litigavano spesso e volentieri per futili motivi. Erano arrivati addirittura a querelarsi a vicenda, per minacce e ingiurie. Salvatore era un uomo corpulento e incline alla rabbia. Paolo, esile e minuto, era perennemente succube delle violenze del fratello. Quel 6 ottobre si accapigliarono nuovamente, coprendosi di insulti. Salvatore, esasperato dall'ennesima lite, perse il controllo. Raccolse una pietra dal terreno e la lanciò contro il fratello, colpendolo rovinosamente alla testa. Paolo, che non si aspettava una simile reazione, rimase frastornato sia dal colpo che dalla violenta azione del fratello. Dolorante e sanguinante, si incamminò verso il viottolo d'uscita della proprietà, all'inizio lentamente, poi prese a correre a gambe levate, allontanandosi sempre di più fino a sparire tra gli alberi. Paolo aveva deciso di andare via da lì, di non avere più a che fare con quel fratello prepotente e violento, e tantomeno con la propria moglie, che considerava una strega. Da quel momento era diventato per tutti un uomo morto. Non rivelò mai il vero motivo della sua eclissi. Forse non era realmente intenzionato a non tornare più. Potrebbe aver prolungato la sua latitanza per paura delle gravi conseguenze che la sua scomparsa aveva innescato. La notizia dell'errore giudiziario, riportato a titoli vistosi sulle prime pagine dei giornali, fu un trauma per la magistratura. Quella magistratura che avrebbe dovuto fare chiarezza sulla vicenda, con estrema leggerezza, aveva condannato alla pena dell'ergastolo un uomo per omicidio, senza che il corpo della vittima fosse mai stato trovato. Un fatto scioccante che segnerà per sempre la storia della giustizia italiana. Se questa vicenda fosse avvenuta qualche anno prima, Salvatore Gallo sarebbe stato condannato alla pena di morte. La pena di morte, nel nostro paese, fu abolita dal re Umberto di Savoia alla caduta del fascismo, il 10 agosto 1944. Al termine della guerra, la pena di morte rimase in vigore per punire reati più gravi, quali rapina, estorsione, sequestro di persona. La Costituzione italiana abrogò la pena di morte definitivamente. L'ultima esecuzione avvenne il 5 marzo del 1947 alle 5 del mattino. La pena di morte rimase comunque nel codice penale militare di guerra fino al 1994, anno in cui fu sostituita dall'ergastolo. La pena di morte oggi è incostituzionale nel nostro paese. L'articolo 27 della Costituzione recita: «La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. In pochi giorni, dopo il ritrovamento di Paolo Gallo, il capoluogo si riempì di giornalisti italiani e stranieri, mobilitati dalla sbalorditiva notizia del ritrovamento del morto resuscitato di Avola. Ma non fu solo questo a sconvolgere il paese. La notizia della liberazione entrò come una folgore nella cella di Salvatore Gallo. L'uomo era rinchiuso nell'orrido carcere di Santo Stefano di Ventottene, su un isolotto al largo del Golfo di Gaeta, nel Mar Tirreno. Il detenuto aveva ormai perduto ogni speranza di salvezza. L'uomo lasciò il penitenziario piangendo, come un bambino. Fuori trovò ad attenderlo l'avvocato difensore, il figlio Sebastiano, e il giornalista Enzo Sciolla. Le prime ore di libertà gli riservarono le più festose accoglienze, a Roma come nella sua Sicilia. Fu seguito e intervistato da decine di cronisti e giornalisti, fino al suo paese d'origine, Testa dell'Acqua. Salvatore fu accolto e portato in trionfo dai suoi compaesani, che avevano seguito la sua odissea dal principio alla fine. Ma non tutto si era concluso. Infatti, tre giorni dopo il ritrovamento del fratello, Salvatore venne messo in libertà provvisoria, ma non in libertà condizionale, che normalmente viene concessa agli ergastolani, con una pena scontata di almeno 28 anni. A Salvatore non può essere accordata neanche la grazia, in quanto provvedimento previsto per i colpevoli e non per gli innocenti. Il caso Gallo con il morto resuscitato risultò essere un fatto completamente nuovo e imprevisto. Sulla spinta emotiva di una vicenda del tutto nuova per la storia giudiziaria italiana, il Parlamento ha nel frattempo provveduto a modificare il codice di procedura penale, ammettendo la revisione dei processi anche per i casi in cui, dopo la condanna per omicidio, sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che rendono la morte fisica di una persona cosa non vera, stabilendo nello stesso tempo il diritto al risarcimento da parte dello Stato, qualora abbiano ricevuto dei danni per errore giudiziario. Solo dopo la modifica del codice penale, Salvatore Gallo venne nuovamente giudicato. Grazie a questa legge, infatti, alla fine di marzo del 1966, l'uomo ottenne la revisione del processo dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo. Gli venne tolta la condanna all'ergastolo per omicidio e occultamento di cadavere, ma gli fu in cambio inflitta quella di 4 anni e mezzo di reclusione per lesioni gravi causate al fratello a colpi di pietra. La pena risultò comunque largamente coperta dei 7 anni precedentemente già scontati. L'essere stato riconosciuto comunque colpevole di reato esclude Salvatore dal diritto di richiedere il risarcimento per il danno subito. Salvatore avrebbe voluto quantomeno un indennizzo per aver scontato 2 anni e mezzo di carcere in più, ma non gli fu concesso neanche quello. Oltre al danno, anche la beffa. Salvatore Gallo disse: «Sono la vittima del più assurdo delitto e non mi importa se hanno dovuto condannarmi. Nella mia ignoranza mi ero illuso che al di sopra di tutti i codici del mondo l'errore giudiziario che ha distrutto la mia vita avesse richiesto nei miei confronti, prima che nei confronti di altri, la giusta riparazione, ed invece mi fu riservata quella più iniqua». L'uomo dovette rassegnarsi. A parte il suo atteggiamento incline alla violenza nei confronti del fratello per motivi di interesse, era in definitiva considerato un bravo uomo. Odiava il fratello, ma non aveva mai fatto del male a nessuno. Apparteneva ad una famiglia di onesti lavoratori, gente sincera come la sua terra, da lui stessa faticosamente coltivata. Ritrovata la libertà, si ritrovò vedovo. Sua moglie, infatti, era deceduta durante la sua reclusione. Si risposò con una donna calabrese, conosciuta dopo la scarcerazione. Salvatore dovette rassegnarsi alla vicenda che lo vide coinvolto. Ad un certo punto chinò il capo. Risolse il suo drammatico problema esistenziale, ritirandosi nel proprio guscio e isolandosi dalle cattiverie del mondo. Quel mondo che lo aveva giudicato nel profondo della sua esistenza, senza avergli mai
concesso un minimo riconoscimento. Iniziò a coltivare un orto davanti alla casetta che aveva acquistato, con i soldi ottenuti dalla vendita delle sue terre. L'artrosi sviluppata nel clima insalubre del carcere, però, lo costrinse presto sulla sedia a rotelle. Non visse molto a lungo, si ammalò e si spense il 22 giugno 1974. Ai funerali prese parte l'intero paese, tranne suo fratello Paolo. Paolo, il fratello più debole, divenuto noto come il morto che cammina, decise di abbandonare la vita del girovago per tornare stabilmente in famiglia. Lascerà questa terra molti anni dopo, ormai ultra novantenne. Il caso Gallo ora appartiene alla storia, ma sopravvive attraverso i libri di dottrine giuridiche come uno dei più rari ed eclatanti esempi di errore giudiziario. Vi lascio con una frase dell'avvocato penalista Piero Figliolei, l'uomo che seguì il caso Gallo molto da vicino e in ogni sua sfaccettatura. Ogni processo è una sofferenza morale. Dicono che questo è il tempio della giustizia, parola fascinosa ma non vera. Luogo dove si ride e si piange, qui verità e menzogna, frode e ingenuità si mescolano. Io però ho sempre cercato di scoprire la verità. Grazie per essere stati in mia compagnia. Spero che questo contenuto sia stato di vostro gradimento. Conoscevate già questa storia? Io non la conoscevo e mi ha fatto molto piacere condividerla con voi, perché trovo che sia significativo raccontare queste vicende che ci riguardano molto da vicino, sperando che in futuro non accadano più. Salvatore e Paolo sono vittime entrambi ed è giusto ricordarli. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!